Bentornati a Buongiorno Nasca. Oggi parliamo di omicidio stradale. Vediamo il servizio che ha preparato per noi Mattia Guantieri e poi ci rivediamo in studio. La Camera ha approvato il 28 ottobre 2015 il DDL sul reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali, dando l'avvio ad un iter legislativo che, in caso di esito positivo anche nelle aule del Senato, produrrebbe un'epocale svolta nel trattamento delle morti e delle lesioni per incidente stradale. Si auspica una chiusura dei lavori entro la fine dell'anno, con la realizzazione di una legge definitiva. Un provvedimento di cui si parla da anni, che si preannuncia come una vera rivoluzione del codice della strada. L'intera giurisprudenza attualmente è affidata all'articolo 589 del codice penale, ovvero l'articolo che determina l'omicidio colposo e che prevede che chiunque causi la morte di un terzo avvenuta in seguito alla violazione delle norme del codice della strada può essere punito con una reclusione da 2 a 7 anni. Il nuovo testo di legge, invece, prevede una pena detentiva che va dai 5 ai 12 anni di reclusione per chiunque causi la morte di qualcuno per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti. La detenzione si estende anche ai casi in cui l'autore dell'omicidio si dimostri sobrio e lucido, ma mantiene una velocità di guida superiore al doppio del consentito. In questo caso, la pena prevista si estende dai 4 agli 8 anni. Nel caso di omicidio plurimo, poi, la pena complessiva può essere aumentata fino al triplo, per un periodo non superiore ai 18 anni di carcere. Nel caso di lesioni permanenti provocate da un guidatore in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti, la pena prevista si estende dai 6 mesi ai 2 anni di carcere. Allora, bentornati. Oggi ospitiamo con grandissimo piacere negli studi di Buongiorno Nasca il senatore Riccardo Nencini, vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti, l'onorevole Paolo Gandolfi, che alla Camera è il relatore per la legge delega per la modifica sul codice della strada. Buongiorno. Ed Emilio Patella, che è il segretario nazionale UNASCA per il settore autoscuole. Buongiorno a tutti. Senatore, parto da lei. A Firenze qualche tempo fa lei mi disse che la legge sull'omicidio stradale si sarebbe fatta. E in effetti ci stiamo arrivando, insomma, credo che sia solo questione di tempo. È soddisfatto? Sono soddisfatto perché è un impegno preso ed è un impegno mantenuto. La Camera ha votato, sta tornando di nuovo al Senato, auspicabilmente potremmo chiuderla nella settimana che precede il Natale del 2015. Soddisfatto anche per il lavoro che abbiamo concluso. Il Senato penso che approvi senza rimettere le mani alla legge, l'ha già visionata prima, l'ha già discussa, la Camera ha fatto un ottimo lavoro e il Senato alla fine la approverà, penso e spero così com'è. Onorevole Gandolfi, ci spiega adesso qual è, cioè abbiamo fatto il passaggio alla Camera, che cosa si aspetta che succederà adesso in Senato? Ma il Senato, diciamo, io ho anche incontrato già il relatore del disegno di legge al Senato, mi sembra l'intenzione sia quella di approvarlo senza modifiche, questo per permettere l'approvazione definitiva appunto al Senato stesso, e mi dicono che la cosa dovrebbe avvenire entro quest'anno, quindi diciamo nel mese di dicembre. Non dovrebbero metterci tanto tempo, perché, anche perché non c'è poi moltissimo adesso su cui intervenire. Poi naturalmente dal giorno dopo dell'approvazione del reato di omicidio stradale bisognerà fare tante altre attività per poterlo fare diventare una legge conosciuta e rispettata dagli automobilisti e dai cittadini. È stata dura alla Camera? È stata una discussione complicata, non perché ci siano soggetti contrari all'idea che si diano pene corrette per comportamenti molto gravi, ma perché poi si innescano tanti meccanismi diversi. Come dire, da un lato si discuteva di sicurezza stradale, io quando si discute di sicurezza stradale ho le idee molto chiare, dall'altro si discuteva di sistemi penali, condizioni, aspetti che riguardano, come dire, più una sorta di tecnica ed estetica del tribunale. Ecco, invece... ma poi qualche domanda su questa gliela faremo. Sì, comunque lì è più difficile. Pronti. Diciamo, l'idea era quella di dare una risposta seria sulla sicurezza stradale, speriamo di esserci riusciti. Emilio Patella, che cosa cambia, se cambia qualcosa, per le autoscuole? Sicuramente cambierà molto. Io credo che al di là della questione penale più o meno complicata, qui stia arrivando un messaggio molto forte, un messaggio che sulla strada conta salvaguardare la vita e chi attenta alla vita deve essere punito. Fino adesso questo concetto non era così chiaro. E anche facendo didattica
uno ci poteva mettere la buona volontà, ma se poi non c'erano dei riscontri nella norma, chiaramente diventava più un discorso di, come dire, astratto. Adesso ci sono le pene, c'è tutta una casistica che non riguarda solo l'alcol e le droghe come viene fatto passare sulla stampa, ma riguarda comportamenti, tra virgolette, molto più comuni, superamento limite di velocità. Quindi per noi c'è tantissimo lavoro da fare. Senatore, corrisponde al vero che sul reato di omicidio stradale verranno introdotte le domande nei quiz per le patenti? Corrisponde al vero, siccome si tratta di una modifica legislativa decisamente importante. Non sempre una nuova legge viene conosciuta in tempo utile perché possa essere applicata, soprattutto in questo caso da chi viaggia sulle strade italiane. Chi prenderà la patente, e prima di prendere la patente nelle scuole proveremo ad allargare la formazione verso le ragazze e i ragazzi dentro gli istituti scolastici, già l'anno scorso e quest'anno superiamo gli 8.000 e ci stiamo portando abbondantemente oltre i 15.000, questo è l'obiettivo, quindi raddoppiare, ma all'interno di chi fa scuola, penso all'autoguida, i quiz diventano obbligatori, attraverso i quiz la conoscenza di come si sta in auto, di come si deve guidare e del tipo di reato nel quale si potrebbe incorrere. Allora, vorrei farvi vedere un servizio che abbiamo preparato. Abbiamo intervistato il presidente dell'ASAPS, Giordano Biserni. Lanciamo il servizio e poi ritorniamo in studio con voi. Con le attenuanti generiche, il patteggiamento si andava sempre sulle 3 anni e liberi tutti. Infatti, quelli che ci dicevano non c'è bisogno di una legge, la legge c'è già, che prevede la pena da 3 a 10 anni, noi opponevamo, parlamentari, soprattutto in prima linea compresi, dice, bene, se c'è già la legge e funziona, è una cosa semplicissima, noi vi forniamo 200 nominativi di pirati della strada che hanno ucciso ubriachi e drogati e voi ci gentilmente ci rimandate dietro la mail Excel con indicate le case circondariali dove sono custoditi o sono stati custoditi. Pochi accettavano questa sfida, perché evidentemente la legge c'era, ma era scritta solo sulla carta. Non potevamo pensare di arrivare a 18 anni, però si arriva da 8 a 12 anni per le violazioni di questo tipo, che possono essere estese a 18 anni in caso di omicidio plurimo o con lesioni plurime ad altre persone oltre a una persona uccisa. Certo, è stato inserito, secondo noi, dalla logica degli interessi probabilmente degli avvocati o del mondo del foro, questa previsione che ci ha un po' sorpreso, che dice che nel caso ci sia un concorso di colpa dalla parte della vittima, l'incidente stradale la pena può essere diminuita fino alla metà. Quindi ci si scatenerà probabilmente una guerra di periti, di tecnici, di consulenti per andare a certificare una seppur minima responsabilità concorsuale per poter determinare e richiedere una diminuzione della pena. Lo ripeto, da questo punto di vista noi comunque globalmente non potevamo pensare di ottenere molto di più. Onorevole Gandolfi, allora abbiamo sentito Biserni rileva una criticità sull'omicidio colposo. Sì, Biserni è molto saggio e quindi è facile che lui, è anche molto esperto, quindi è facile che lui trovi delle criticità e magari ce ne saranno anche altre. Però abbiamo cercato di fare una norma equilibrata, innalzando le pene per comportamenti in cui, diciamo, l'automobilista fa una scelta, non è per distrazione che arriva ad uccidere una persona, fa una scelta sbagliata, cioè sceglie di andare al doppio della velocità consentita, sceglie di sorpassare alle strisce pedonali, sceglie di bere o drogarsi prima di mettersi alla guida e quindi di identificare una colpa precisa in questo senso. Dopodiché però è ovvio che siccome sulla strada possono esserci tanti altri fattori, nella legge dovevamo permettere alla difesa dell'automobilista anche di individuare se c'erano delle condizioni che in una qualche maniera potevano aver favorito quell'incidente, però non derogando dal fatto che la novità vera della legge è che si identifica con precisione, non si lascia più al dibattimento, semplicemente al dibattimento in aula, al giudice, alla discussione, l'opportunità di dare o meno una pena, ma si identificano quelle che sono le, diciamo, ciò che il legislatore ritiene essere causa di questa colpa grave. Rimane un omicidio colposo, perché nessuno esce di casa pensando di ammazzare una persona
in un incidente stradale, quindi diciamo rimane quella la fattispecie, però stabiliamo questa condizione appunto di colpa grave. In altri sistemi giuridici c'è anche, si passa anche al dolo, cioè si riesce a individuare anche una volontà di uccidere, che però nel nostro sistema giudiziario, nella nostra cultura giuridica più che nel nostro sistema giudiziario in effetti era inappropriata, però le pene che sono state introdotte sono sufficienti, io credo, per segnalare questo importante aspetto, cioè che la responsabilità per la vita degli altri è soprattutto nelle nostre mani. Senatore, come interpretiamo il fatto che l'Italia, nelle classifiche generali, insomma quelle che ogni anno vengono sviluppate e poi rese pubbliche sugli incidenti stradali, non sia esattamente un da primato, nel senso che purtroppo non siamo come altri paesi europei, Spagna, non Francia, siamo troppo virtuosi. Non siamo troppo virtuosi. No, noi abbiamo subito una diminuzione verticale delle morti sulle strade e siamo attorno ai 3.380-3.400 morti, l'abbiamo più che dimezzata nel corso di 10 anni, non siamo ancora in linea con la media europea, siamo leggermente sopra. La ragione, manutenzione di alcune strade che lascia desiderare. Nel tempo è diminuita moltissimo, soprattutto negli anni di crisi, sono diminuiti gli investimenti sulla manutenzione stradale ed è la ragione per la quale nella legge di stabilità che viene discussa proprio nel corso di questi giorni, nei fondi concessi ad ANAS, il 40% di quei fondi, anzi il 41%, ANAS dice di spenderli per la manutenzione della viabilità e non è poco. Ma penso che vi sia anche una seconda ragione. Noi abbiamo molti incidenti avvengono dentro i centri delle città, la maggioranza fuori, ma i centri delle città sono decisamente colpiti. Mobilità dolce in modo particolare, pedoni e ciclisti. Nell'organizzazione civica, urbanistica delle città italiane, probabilmente incide moltissimo anche questo aspetto, l'avere cioè dei centri storici a differenza di molti altri paesi europei, quindi le strade più strette, non ci sono piste ciclabili e questo crea molte volte un'urgenza, una preoccupazione, una penalità tra virgolette drammatica. Poi ci sarà anche una questione che riguarda la formazione delle persone che guidano. Colpa, no? Della scuola guida, naturalmente. Tutta colpa della scuola guida. Sicuramente. L'abbiamo già detto tante volte in queste trasmissioni. Formazione che parte dalla famiglia, passa dalla scuola, arriva nel momento del conseguimento patente all'autoscuola, poi bruscamente, ahimè, si interrompe, per cui non c'è mai un aggiornamento successivo, tranne per gli autisti professionali che invece hanno dei corsi prestabiliti. Quindi è un percorso da fare. Le autoscuole in questo hanno un compito sicuramente primario, nel momento del conseguimento della patente, ma io credo, e il Vice Ministro l'ha fatto capire prima, che devono anche collaborare con la scuola per fare in modo che ci sia questa cultura prima di arrivare a 16 o 18 anni, se no poi è tardi. Ecco, il reato di omicidio stradale è stato introdotto anche, immagino, per dissuadere i casi più eclatanti, no? Beh, diciamo, la funzione di comunicare che alcuni comportamenti eccessivi, diciamo, come appunto guidare completamente ubriachi o drogati, siano da punire duramente, questo è un punto. E questo la nuova legge lo dice con chiarezza. Quindi si deve capire che in Italia questa cosa non sarà più consentita e sarà punita duramente. Però quello che si è voluto fare è che non basta la legge sull'omicidio stradale, bisognerà lavorare molto sulla formazione, l'educazione e sul rispetto delle regole normalmente. È elevare il livello di coscienza complessiva, coscienza sociale, cioè la che possiamo avere tutti noi, del fatto che alcuni comportamenti che consideriamo meno gravi, normali quasi, possono essere invece molto pericolosi per altri, per soggetti terzi che possono essere in automobile con noi o possono essere per strada magari meno protetti. La legge quindi ha questa grossa finalità di dire attenzione, 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 ci sono altri comportamenti che possono essere pericolosi, quindi diciamo stiamo più attenti, evitiamo che ci prenda la mano, che si consideri più importante a un certo punto liberare i freni dell'automobile piuttosto che l'attenzione, dipende dove siamo.
se si mettono a rischio della vita delle persone bisogna sempre stare attenti. È più voi un siete d'accordo con l'idea che avere la patente sia in qualche modo come avere il porto d'armi? No, assolutamente, non metterei le due cose sullo stesso livello. Quello che dobbiamo fare è non ritenere, sono d'accordo con l'onorevole Gandolfi, questo non è un reato minore come era il delitto d'onore in alcune regioni italiane, come veniva considerato fino agli anni 50, anni 60. Se a ciascuno di noi può capitare un dramma sulla strada, come no? Assolutamente. Ma altra cosa è incorrere nelle fattispecie specifiche che sono state previste nella norma. Se ti metti ubriaco alla guida, se fai uso di stupefacenti, se fai un'inversione di marcia, come abbiamo visto filmati terribili e drammatici spesso e che portiamo nelle scuole, beh, allora provochi un incidente mortale, ne assumi direttamente la responsabilità. Voglio farvi vedere l'ultimo servizio che abbiamo fatto. Abbiamo intervistato Maurizio Caprino del Sole 24 Ore e un avvocato penalista del Foro di Verona, Paolo Tacchi Venturi. Guardiamo il servizio. Sono norme, a mio avviso, che tendono a tranquillizzare l'opinione pubblica, ad andare contro un determinato sentire, forse anche questo sentire provocato o alimentato dagli stessi media. Un modo per andare incontro a questi bisogni è quello di innalzare la pena, come se un innalzamento della pena comportasse una diminuzione dei reati. A mio avviso non è questa la strada giusta, anche perché poi dopo bisognerà vedere se questa strada, così come adottata dal legislatore, supererà il vaglio di eventuali pronunce di costituzionalità, perché gli operatori del diritto, siano essi avvocati o magistrati, fin da adesso sono parecchio scettici o, diciamo, perplessici quantomeno circa la costituzionalità di questa nuova normativa. Punti deboli, intanto è tutto il provvedimento che è debole, nel senso che con questa severità delle pene, che è addirittura superiore ad altri casi di omicidio aggravato come quelli quando si violano le norme sulla sicurezza sul lavoro, questa maggior severità può portare a una declaratoria di incostituzionalità, cioè qualcuno, e appunto come dicevo prima, la posta si alza, quindi diciamo uno che incappa in un caso di omicidio stradale come colpevole si giocherà tutte le carte, avrà un ottimo avvocato che arriverà a convincere i giudici a sollevare una questione di legittimità costituzionale davanti alla Consulta, e la Consulta ha delle buone probabilità di accoglierla questa eccezione, per il semplice motivo che, appunto come dicevo prima, c'è una diseguaglianza rispetto a casi altrettanto gravi. Onorevole Gandolfi, è d'accordo con chi dice questa norma in realtà non dico che non serve, però soddisfa l'opinione pubblica? No. Posso accogliere un'obiezione, cioè è chiaro che se uno fa una legge dove da un reato che veniva punito con un minimo di 2 anni si passa ad un minimo di 8 anni, che può arrivare fino anche a 18 nei casi più gravi, è evidente che diciamo, il tribunale, gli avvocati avranno più lavoro, perché se prima in una qualche maniera addirittura l'avvocato poteva contare sul fatto che c'era una sorta di tacito accordo nel cercare di diminuire le condizioni di pena di colui che aveva ucciso, è chiaro che quando la legge ti dice no, su queste cose non puoi cavartela con poco, gli avvocati lavoreranno di più. Però ribadisco, non è fatta per dare vendetta, la vendetta non esiste come categoria, né in politica né tantomeno in giustizia, è fatta per dare giustizia a chi giustizia non ha, perché magari si vede privato dei cari, degli affetti, da un comportamento che è al limite, ribadisco, del doloso, non è doloso ma è al limite del doloso, perché se ti è stato detto che metterti la guida in quelle condizioni non solo tu non sei in grado di gestire l'automobile,
ma non sei neanche in grado di capire che non sei in grado di gestire l'automobile, quindi hai proprio un livello di inconsapevolezza totale. Tra l'altro non sarai neanche in grado di aiutare la persona che ha investito nel caso in cui tu sia portato a buon animo, quindi diciamo è proprio una condizione che non devi fare, te l'abbiamo detto, ti abbiamo detto che quella condizione probabilmente produrrà morte, adesso non ti vogliamo riconoscere un dolo, ma che sia una colpa grave, questo sì. Questo fa la legge, quindi fa giustizia, non fa vendetta. Dopodiché induce anche gli altri a capire che c'è da stare più attenti. Vice Ministro, Maurizio Caprino sollevava alcune criticità rispetto proprio alla legge. Una di queste è, lui dice, il possibile aumento della pirateria, cioè aumenta la pena, di conseguenza le persone tenderanno a scappare di più. Secondo lei esiste davvero questa criticità nella legge che state portando avanti? Ma già oggi di episodi legati alla pirateria, alla fuga, in caso di incidente stradale, insomma, ogni tanto ne leggo sulle pagine dei quotidiani, quando accendo qualche canale privato, oltre che i canali nazionali. Le leggi sono fatte per fotografare delle condizioni, dopodiché si possono modificare, non è la carta costituzionale. Quindi è una legge che va naturalmente sottoposta a verifica, è una legge straordinariamente innovativa, molto di più rispetto alla patente a punti, che pure generò degli effetti positivi nel costume civile degli italiani alla guida. Intanto verifichiamone l'uso e non l'abuso. Il reato di omicidio stradale potrebbe essere il primo passo per parlare di formazione sulle strade. Emilio Patella, le autoscuole da anni stanno parlando di formazione degli esaminatori, oltre che la formazione ovviamente dei candidati per prendere la patente. Da questo punto di vista si può partire da questa legge per fare un discorso più ampio che raggiunga, diciamo, un senso civico maggiore? Beh, direi proprio di sì, l'abbiamo anche detto prima. Peraltro mi risulta che anche nei lavori del Parlamento sia stato, con ordine del giorno, sollecitazioni, raccomandato di accompagnare l'aumento delle pene a un aumento della formazione e aggiungerei anche dei controlli, perché il fatto che una pena sia più alta di per sé non produce nulla, produce se c'è qualcuno che la fa applicare. Quindi è un percorso composto. Per tornare alla formazione, dicevo prima, sicuramente sono elementi nuovi, qui però devo dire con un po' di orgoglio noi ce l'avamo preparati da tempo. Qualche anno fa il Parlamento ha approvato una norma che ha imposto la formazione obbligatoria iniziale e periodica per noi formatori e ha introdotto, prima non esisteva, un'ampia fetta di diritto all'interno della formazione. Prima era formazione prettamente tecnica e norme di circolazione. Si è invece aperto tutta una materia sul diritto, costituzionale, europeo, penale, civile. E quindi noi da questo punto di vista siamo pronti. Il lavoro da fare, dicevo prima, è tanto. Credo che il segnale sia positivo, noi dobbiamo raccoglierlo. Sul codice della strada, onorevole Gandolfi, cosa si può portare? Quali cambiamenti si possono fare per lavorare sulla formazione? Questo è un argomento apertissimo, nel senso che siccome è in corso una revisione, una riforma complessiva del codice della strada, è chiaro che c'è una novità sostanziale, cioè ci si vuole occupare molto dei comportamenti degli utenti della strada, e tutti gli utenti della strada, non necessariamente solo gli automobilisti patentati, però insomma in generale poi la maggior parte sono soggetti patente. Per arrivare ad una trasformazione dei comportamenti e far sì che i nostri comportamenti siano più adeguati al livello di sicurezza che vogliamo ottenere nelle nostre strade, è chiaro che esiste un lavoro enorme da fare sia in termini di informazione e conoscenza, ma anche in termini di formazione, quindi si è parlato molto ed è possibile che in quella sede si possa lavorare su un rafforzamento della funzione e della formazione in sede di acquisizione della patente, anche in ragione della capacità di saper reagire
reagire a determinate condizioni, piuttosto che alla conoscenza di tutta una serie di novità che potrebbero essere introdotte. Se mi permette, solo sulla questione trattata prima dei pirati. Sì. La differenza sostanziale è questa, perché se uno va a vedere i numeri di anni che sono previsti per i diversi reati può avere quella sensazione. Però siccome se uno commette un omicidio stradale e incorre in quel reato, comunque dopo, a seconda della sua condotta anche in sede giudiziaria, ma anche della sua condotta in quell'occasione, soprattutto dell'aiuto che può dare, può beneficiare di tutta una serie di benefici che la legge comunque dà, dal patteggiamento al risarcimento, fin anche la condizionale, quindi ci sono tutta una serie di condizioni che una persona mette in conto. Quello che dice la norma nuova è che se uno si comporta, aggiunge il reato di pirateria e omissione di soccorso, cioè scappa pensando così di occultare la propria responsabilità, si becca 5 anni senza più nessuna possibilità di beneficiare di nessun'altra cosa, quindi che gli avvocati facciano bene i conti, che non stiano a guardare solo i primi numeri, perché attenzione, quello diciamo era un esempio che avevo portato, ma lo rimetto nella discussione. Me l'hanno fatto altri questa obiezione, sì. Perché se uno guarda i numeri dice 8 anni per il reato omicidio stradale a forma più grave, come minimo 5 anni per l'omissione di soccorso, però in quegli 8 anni ci sta che poi dopo si va a vedere in sede di tribunale cosa è accaduto, si parlava prima, certo. Concorso di colpa, eccetera. Se quella persona scappa non beneficerà più di nulla. Diciamo che in sintesi quello che volevo portare nella discussione è questo, i critici dicono che questa legge porta con sé tutta una serie di modifiche che sono più materia per azzeccagarbugli. Critici sono sempre brillantissimi, però come diceva saggiamente il Vice Ministro, la si mette alla prova, dopo se ci sono cose da aggiustare aggiusteremo, ma è alla prova dei fatti che si verifica anche la scaltrezza dei critici, perché sa, finché si tratta di parlare così sono tutti abbastanza arguti, ma dopo quando le prove arrivano si diventa più difficile, no? Io volevo tornare e concludere sempre sul tema della formazione. Vice Ministro, prima abbiamo iniziato e le ho chiesto delle domande sul reato di omicidio stradale introdotte nei quiz. Prima di iniziare la trasmissione le avevo lanciato così una proposta da bar in realtà, e cioè io prendo la patente a 18 anni, se non succede niente, questa patente tutto sommato me la posso tenere senza nessun tipo di aggiornamento fino a quando o non me la danno più perché non ci vedo o perché non esistono modalità fisiche perché io la possa tenere. Secondo lei è possibile prevedere un aggiornamento periodico della patente da parte dei guidatori? Voglio dire, cambia il codice della strada. Io come faccio ad essere aggiornato se non vado ad aggiornarmi? Mai dire mai, è una cosa che si può assolutamente fare. Si può fare quando si può fare. O trovi forme di aggiornamento che trovo complicate da mettere in campo quando, esempio che faceva lei, c'è un cambiamento del codice della strada con delle modifiche che sono delle modifiche decisamente sostanziali. Come faccio a farle conoscere? Rendo obbligatorio l'aggiornamento a tutti gli automobilisti italiani? Complicato, forse bisogna trovare forme diverse comunque per favorire l'aggiornamento. Quello che è certo è che al momento del rinnovo della patente forse una pulizia e una passatina di conoscenza, una infarinatura nuova forse in quel caso potrebbe essere utile. Patella? Beh, credo che il Vice Ministro lo conosca già, se no glielo faremo conoscere. Noi abbiamo lanciato nel corso dell'anno un progetto che si chiama Rinnovati, che consiste proprio che chi viene alle nostre autoscuole per rinnovare la patente riceve un manuale di aggiornamento e anche dei piccoli momenti di formazione, che non sono pensati come una cosa morbosa, lezione vera e propria, ma come momenti di discussione, domande, risposta, curiosità, eccetera, eccetera. Quindi secondo me si può fare. Allora, intanto io vi ringrazio per aver accettato il nostro invito ed essere venuti, in trasmissione a parlarci
dell'omicidio stradale, ma in realtà abbiamo esteso il ragionamento a molto altro. Ringrazio il Vice Ministro Riccardo Rencini, l'Onorevole Paolo Gandolfi, Emilio Patella, Segretario Nazionale UNASCA per il settore autoscuole. Spero di potervi rinvitare quando e se ci saranno altre novità. Nel frattempo vi saluto, vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che sul sito www.iltergicristallo.it potrete vedere, oltre che tutte le notizie che riguardano il settore, anche tutte le altre trasmissioni, compreso il telegiornale settimanale che ogni venerdì va in onda e che racconta delle novità della settimana. Vi ringrazio ancora e vi auguro una buona giornata.